Ciao Laba! Ma dove siamo venuti, ragazzi? Ora poi vi si spiega tutto, aspetta. Ci si vede dopo, vi si spiega tutto. Dopo domani. Sta 3 giorni insieme, vi si rovina. Non avete idea dove siamo finiti noi. Ce l'avete? No. Non ce l'avete. Non ce l'hanno. Ha detto non ce l'hai. Non ce l'hanno. Ma tu ce l'hai. Non ce l'ha. Basta. Fine. A dopo. Buon Natale a tutti da Lava Tacchi. Io sono Lava. E io sono Tacchi. Che ci si fa a macchina oggi? Soprattutto, che ci si fa in macchina con questo personaggio? Chi tu sei? Un bischero sono. Oggi vi presentiamo in forma diversa una persona che avete già conosciuto nei nostri video, ovvero Lorenzo Segoni di Rusted Motorcycle, Via delle Gore 1B Rosso, che già appunto avete visto in svariati video, che voi conoscete come meccanico, giustamente perché è il nostro meccanico di fiducia e tiene in cura le nostre bambine, ma oggi è in veste di pilota. Pilota? Pirlota. Se non conoscete le gesta di Lorenzo Segoni, però andate a cercare su internet perché sicuramente lo troverete. Sì, qualche garetto l'ho fatto. Quindi, cosa si sta facendo noi in macchina? Stiamo tornando a casa dopo una giornata passata ad Imola. E voi mi direte, che ci siete stati a fare? Guardando sera. Di roba, ma perché siamo andati a Imola? Cosa c'era a Imola? Chiedetelo a questo personaggio qui. Che siamo andati a fare a Imola, Lorenzo? A fare una bellissima revival della 200 miglia di Imola. Capito di roba? Ma perché proprio con Lorenzo Segoni? Come mai eri lì? Perché oggi finalmente sono riuscito a guidare la famosa RG 500 che mio babbo fece nel 76. So se... Una moto un po' particolare, molto particolare. Guardate in moto.
adesso chiediamo un po' a Lorenzo la storia di questa moto, che pur essendo nata nel 76 praticamente è stata finita di montare quando Lorenzo la settimana scorsa sembra c'è giusto un briciolo di tempo, però per ovvi motivi che adesso ve li racconterà Lorenzo. Questa è una moto fantastica che sono riuscito, anzi sono riusciti un team qui di Imola a rimettere insieme, perché era dal 76 la moto pressoché era smontata. Un paio d'anni fa sono riuscito a trovare Francesco che mi ha dato una mano, ha detto dice te la compro e te la rimetto a posto io, alla prima opportunità ti prometto che verrai a provarla. E così è andata. Raccontiamo un pochino, sì, facciamo vedere anche ai nostri amicici che ci ascoltano da casa, che cosa è stato questa 200 miglia revival, rievocazione storica. Innanzitutto sono stati 2 giorni e un po'. Siamo arrivati venerdì sera, c'è stato, vedete, il briefing, come potete vedere dalle immagini che intanto stanno scorrendo in sovraimpressione. Tutto va bene, è un segnale di non pericolo. Singola gialla, segnale di pericolo. Doppia bandiera gialla, questo segnale è il massimo segnale di pericolo. Se la mostrano, un motivo c'è. Bandiera nera, non ne mostriamo danni, siete bravi, cercate di esserlo anche fino a domenica, però non si inverte la marcia, non ci si ferma a bordo pista a recuperare pezzi, saponetto, tutto quello che trovo ve lo porto. Acconsento l'utilizzo della GoPro, ma deve essere ben fissata la moto col cavetto d'acciaio di sicurezza. Questo Francesco che ha rimesso a posto la moto fa parte di un gruppo che si chiamano Spirit of Speed. Esatto. Vi metteremo il link in descrizione se volete andare a vedere chi sono, cosa fanno, perché lo fanno, anche quando lo fanno, eccetera eccetera. E rimettere una moto in piedi come quella c'è stato tanto 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 lavoro. Quella era una moto fatta nel 76 e provata in solo 2 occasioni da Virginio Ferrari e poi lasciata da una parte, era completamente da rimontare. E loro in giro di poco più un anno sono riusciti a rifarla fedele al 100% e renderla funzionante, anche se, come avete visto, c'è stato un po' di problemini tecnici, ma fondamentalmente anche se la moto del 76 è una moto nuova. Comunque non è che stiamo parlando della moto a caso, perché si tratta pur sempre di una 500 da Gran Premio. Eh sì. 2 tempi a motore Suzuki, giusto? Eh sì. E telaio? Telaio del mio babbo, telaio Simone. Che qui stiamo parlando dell'eccellenza italiana, ragazzi. Eccellenza fiorentina. Cosa sono? Da dove arrivano? Cos'è il marchio Segoni? Diciamo che negli anni 70, metà degli anni 70, mio padre si cominciò a fare questi telai un po' particolari, che erano fatti da un tubone centrale che prese spunto dallo svizzero Eglet, che era un altro telaista e faceva questi telai simili, con delle differenze ovviamente, non è che l'ha fatto uguale, però ha rifatto su questo schema dello svizzero Eglet, ha rifatto questi telai per le moto con grosse cilindrate, perché all'inizio degli anni 70 c'era queste moto giapponesi, c'avevano grandi motori ma telai un po' da rivedere. Loro puntavano tanto a questi grandi motori, ma a livello di telaistica non è che erano molto... E il telaio, insomma, è piuttosto importante, esatto. Soprattutto se c'è un grande motore, diciamo. Esatto. E sì, che mio babbo, insieme all'aiuto di mio zio, che era architetto, quindi fratelli Segoni, cominciarono a fare questi telai e cominciarono a fare i primi test con grandi, diciamo, grandi nomi dell'epoca, grandi marchi. All'epoca anche, sì, un motore Laverda, un motore Kawasaki. E quando fece lo test, videro che cominciarono veramente a andare bene queste moto. E poi loro si dedicarono più alle gare di Endurance, le famose 24 ore, dove contava tanto il motore ma contava anche come la moto si guidava, e cominciarono a avere ottimi risultati. Poi cominciarono a fare a diventare, diciamo, abbastanza famosi, che tutte le case cominciarono a chiedere anche i telai non solo per le maxi cilindrate, vedi,
ad esempio per un Suzuki 500, per motori di 250. Collaborazioni con grandi nomi, anche grandi piloti, che poi negli anni sono diventati anche grandi personaggi pubblici della televisione. Esatto, avete visto? Ci ha corso Nico Cerichini, ci ha corso Giancarlo D'Aneo, ci ha corso Guido Valli, Virginio Ferrari, insomma ci hanno corso tanto. Poi la Phaeton 500 all'epoca chiese un telaio a mio padre, poi purtroppo mio padre è venuto a mancare nel 78, però in poco più di 8 anni hanno avuto, diciamo, un grande successo. Telaio della Phaeton di cui abbiamo ritrovato notizie proprio ieri. Esatto. Girando con questa maglietta per il paddock hanno detto: ma voi siete secondi? No, noi no, noi si accompagna. Però là c'è anche lo vero. C'è un telaio vostro, ci hanno detto. Il vostro sono parole grosse. Se tu me lo vuoi dare, ma poi lo piglio. Abbiamo riportato notizia a Lorenzo e poi è entrato in contatto con questo personaggio e abbiamo scoperto che c'era un altro telaio Simoni in giro. Esatto. Anzi, se sapete che ci sono, conoscete questo marchio e sapete che qualcuno ha una Simoni, un telaio, fatecelo sapere, perché stiamo cercando, certo. Lorenzo sta cercando di rifare una specie di registro storico, certo. Giusto? Certo. Per ritrovare questi pezzi unici, o quasi, perché comunque alla fine il totale si aggira intorno ai 50? Sì, moto omologate, sì, circa una cinquantina. E in questo fine settimana abbiamo scoperto questo telaio della Phaeton a Milano e un altro che pare essere in Galles. In questi due giorni hai guidato solo la Simoni Special, o forse no? No. Mi sarebbe piaciuto dedicare questi due giorni solo alla guida di quella moto, ma no. Thank you.
avuto anche la fortuna. Ecco. Cosa ti è toccato provare? Diglielo a tutti. Che sacrificio hai dovuto fare? Ho fatto un grande sacrificio, sì, perché ho provato la moto di Giacomo Agostini. Ragazzi, 500 dal Gran Premio che ci ha corso Giacomo Agostini. Cosa vuoi dire di più? Uno a caso. Basta. Che andava veramente forte. Guardate quanto è bella sta moto. Con la moto di Agostini, vai Lore, vai Lore! E diciamo che la squadra Spirit of Speed, che appunto, come abbiamo detto prima, ha rimesso a posto la Segoni Special, è rimasta piuttosto contenta delle tue prove sia sull'Agostini, chiamiamola così, sulla Suzuki di Agostini di ieri, che anche l'altra moto che hai provato oggi, esatto, sull'ultima sessione del pomeriggio, che era sempre una Suzuki, giusto? Sempre una Suzuki del 77 di Filippo Colonna. Lore, i primi giri falli piano, mi raccomando.
stato guidare la moto di Agostini? Innanzitutto l'ho saputo dopo. A sorpresa, no? Perché sorpresa, se sì. No, uno sapeva, si prepara, non sa mai, uno si può preparare un attimo. Esatto, dopo due giri con la Segone e poi mi sono fermato, come avete visto, per un piccolo problema tecnico. Francesco mi ha detto, finisci il turno con quest'altra moto. E io sono preso e sono montato. E già al secondo giro, anzi già al primo giro mi sono accorto e ho detto, mamma mia, questa moto... Questa va. Questa frullicchia. Al terzo giro ho cominciato a prenderci un pino alla mano, poi è finito il turno. Poi dopo Francesco mi ha detto, dice, ci credo che va. È la moto di Agostini. Che se lo sapevo prima, quasi quasi non ci montavo. Lorenzo è un grandissimo pilota, assolutamente, lo dovreste vedere correre perché vi sale l'amore, anche se odiate le moto, vedete correre, fate uscire a Lorenzo, vi innamorate delle moto, non c'è verso, che è veramente, veramente un grande pilota. E sentire un pilota bravo che ha questa reverenza verso un nome appunto come Agostini fa capire insomma il livello di questa moto, comunque il livello generale su cui si è trovato a guidare in questi due giorni, senza considerare l'emozione che è stato comunque guidare, anche se per pochi giri, ma la Segone Special. Cavolo, una grande emozione, anche perché per questi due giorni poi ha visto, sono venuto a trovarci persone che all'epoca aiutavano mio padre nella realizzazione proprio di questa moto, diciamo qualche nome rimasti... sconosciuto così che ci è passato a trovare in questi giorni. Io ho notato un minimo d'emozione quando l'ha vista anche in un certo Marco Lucchinelli. Marco poi la conosceva quella moto, che era dell'amico Virgilio Ferrari, perché la moto era stata fatta per il team Gallina. Sì, in collaborazione con il team Gallina, sì. E come avete visto dalle immagini, questi ragazzi, perché sono troppo dei ragazzi, anche se fuori non lo sono, ma dentro sono tutti ragazzi del team di Spirit of Speed, sono riusciti a renderla molto fedele a come doveva essere fatta, anche come colorazione, come sono aspettato. Però non ci sarà solo noi in questa 200 miglia revival, cioè non c'era solo una categoria di motociclette, c'erano varie categorie. C'erano varie categorie, sì. Cui i più pazzi di tutti in assoluto erano i sidecar, stupendi. Abbiamo scoperto quest'altro mondo che non sono quattro ruote, non sono due ruote, sono tre, con due sopra, di cui uno completamente nelle mani di quell'altro, che si butta tutta a sinistra, si butta tutta a destra, e quello che sono a 30 centimetri da terra quello che guida. Quindi state due giornate stupende. Se vi capitasse il prossimo anno, che ricapiterà, perché comunque è una cosa che viene fatta tutti gli anni, giusto? Dovrebbe essere il 50esimo anniversario. Prossimo anno 50esimo anniversario, quindi pom pom pom, ci saranno anche dei festeggiamenti. Ma come sono questi oissidei? Questi sono i miei, meglio di tutti. E probabilmente, Lorenzo, dimmi se sbaglio, ci potrebbe essere un'altra Segone Special un po' particolare. Se il progetto... Non diciamo nomi, Non diciamo nomi, no. Però ci potrebbe essere un qualcosa di... una bella sorpresa per un altro anno. Quindi... Che sarebbe proprio una moto... Che poi sarebbe proprio la prima moto in assoluta fatta con telaio Segone per la 200 miglia di Imola. E quindi... Quale migliore occasione dell'anniversario di 50 anni. E com'è, Lore, dopo un po' di anni, rimettersi la tuta, tornare in un circuito, dare gasse, perché lui dice, ma però seconda, terza e quarta la moto andava su, non si sa perché. Qualcuno ha detto, mica la potevo rimandare giù. Sta male, maleducazione, rimanda giù una moto, ragazzi, non si fa. Se le vuoi venire su, lascia andare su. È come rendere un regalo. A moto donata non si guarda nello scarico. No, invece si guarda, perché in alcune moto nello scarico c'erano delle cose molto simpatiche. Come potete vedere da alcune immagini. Assolutamente. Palline da tennis. Lei è un po' come quello che ha smesso di fumare. Dopo due anni le fai fumare una sigaretta. Accidenti.
mi sembra di capire che è tornato un po' lo stimolo della voglia di... Ah, ma quella mi è tornata subito quando mi sono rimesso la tuta già il giovedì a casa per provare se era tutto a posto. Mi stava, e l'emozione è forte, ragazzi, forte. Dopo 5 anni uno si rimette la tuta, poi scende con quelle moto lì in mezzo a quelle persone. Perché diciamo, te una 500 dal Gran Premio io non l'avevo mai guidata. Che anche se sono moto degli anni 70 sono sempre 500 dal Gran Premio. Quindi la voglia ti torna per forza. Noi intanto siamo arrivati a mangiare, quindi ora si sgranerà come pazzi. Allora ragazzi, noi si sta per bere e si sta anche per mangiare, quindi vi si può salutare tutte e tre, 1, 2, 3. Buona! Sei perfetto. Va bene, va bene.